In tutti questi anni ci siamo abituati all'effervescente proposta del Muse, dal vivo e anche online. Siamo quindi curiosi di sapere cosa ci riserva per questa estate. Ci piace essere riconosciuti come un museo effervescente. Davvero questo è l'elemento che noi riteniamo fondamentale. Un museo che è mosso dalla curiosità, innanzitutto la curiosità dei nostri visitatori, perché un museo è sostanzialmente questo. È ben vero che è un luogo dove si conserva il patrimonio culturale, ma è un luogo dove si incontra e dove ciascuno si mette in gioco nei confronti della cultura, ma della conoscenza, dell'esperienza, della capacità di prendere quello che si apprende o si conosce attraverso l'esperienza del museo per portarselo nella propria vita. Questa è la nostra caratteristica. Durante l'estate e con il progetto Summertime, questo lo vogliamo esplicitare ancora di più, abbiamo tutta una serie di eventi serali, più di 100 eventi nel percorso dell'estate fino a metà settembre, che vogliono proprio generare, esplicitare questa nostra dimensione fondamentale, un museo che è fatto per la propria comunità, per la propria senso di appartenenza tra noi e coloro che vengono a visitarci. E quindi ci saranno temi legati alla montagna assieme al Trento Film Festival, altre esperienze teatrali assieme al Centro Santa Chiara e al Comune di Trento, altre esperienze proprio innovative. La parola antropocene cosa ci dice? È una parola strana, ma è una parola con la quale noi dovremo davvero incominciare a fare i conti se pensiamo che uno dei problemi che abbiamo, e quest'estate lo vedremo, è proprio lo scioglimento dei ghiacciai legato ad esempio al cambio climatico. Allora, fare cultura è soltanto raccogliere begli esempi di un'opera d'arte, di un'opera teatrale, o saper cogliere questo insieme in una prospettiva di futuro dove la dimensione ambientale del cambio climatico, della sostenibilità e della socialità è importante. Ecco, noi riteniamo che il museo oggi è essenzialmente questo, essere un istituto di ricerca che sa trovare attraverso la sua ricerca nuovi spunti, cose nuove da dire, ma metterle in dialogo in comune con la propria comunità. Senza i suoi visitatori, il museo non ha senso.